Fermo restando che sono favorevole a questo ordine del giorno, i dubbi quali sono? È la SD Pro Calcio, è la convenzione che abbiamo con questa società. Ho fatto una verifica 4-5 giorni fa circa. Questa società, questa associazione è morosa nei nostri confronti. A meno che, signori, abbia sanato in questi 4 giorni, che non lo so, io ho notizie di martedì scorso, credo, di lunedì scorso. Questa società non ha mai pagato al comune, questa associazione, il canone a carico del concessionario da convenzione, 2.600 euro annui. E vi ricordo che l'articolo 2, tale importo dovrà essere versato all'inizio di ogni stagione agonistica, quindi a una morosità di oltre 5.000 euro, entro il mese di settembre di ogni anno. Il pagamento del canone costituisce condizione per la gestione dell'impianto. Il mancato pagamento comporterà quindi la decadenza dei diritti acquisiti. E questo è un passaggio importante. Senza dimenticare che sempre la stessa associazione ha una morosità nei confronti del comune, credo di 15-18 mila euro per quanto riguarda le utenze. Per trovare questa determina mi ci è voluto, perché l'estensore di questa determina si è ben guardato dal citare il nome dell'associazione. Parla di concessionario del campo sportivo. E in tutto il corpo della delibera, in premessa, non viene mai menzionata l'associazione ASD Pro Calcio. E questo è un altro elemento essenziale per la convenzione. Io direi una cosa: se c'è sempre la possibilità, perché non andiamo a valutare l'ipotesi di fare un accordo direttamente con il Frosinone Calcio, con una società di Serie A? Di dargli a convenzione la nostra struttura sportiva, salvaguardando la proposta che ha fatto Rinaldi della salvaguardia dell'utenza dei cittadini di Ferentino, perché anche su quella non si prescinde. Sono uno dei fruitori di quel campo, spesso, insomma, non dico settimanalmente, ci provo, ma ogni 15 giorni ci siamo, insomma. E come diceva Rinaldi, sono un appassionato di calcio, molto appassionato. Ci siamo trovati spesso sugli spalti del Matusa insieme a consiglieri comunali presenti in quest'aula, spesso ci siamo trovati, senza guardare tutte le altre parti della convenzione che non voglio citare, dove sempre la SD Pro Calcio è morosa, sia nel piano di gestione, praticamente non ha fatto nulla. Le risorse finanziarie del piano di gestione predisposte saranno di 150 mila euro, io mi auguro che lo faccia alla fine di questi, mancano 2, 3 anni, che lo faccia in questi 3 anni, ma ho tutto evidenziato. Praticamente ci tengono solo le chiavi di questa struttura e ce l'annaffiano, credo di aver capito. Ho visto addirittura che ci devono sistemare le viole all'esterno di Via Casilina, quelle di Bassetto, ma non so se lo facciano loro, se lo fa qualcun altro, andremo a verificare. Però ecco, io vi chiedo questo, cerchiamo prima di far sanare a questa associazione tutti i debiti che ha col nostro comune, tutti, dalle utenze alla convenzione che è fondamentale. E caro Assessore, io ti inviterei magari a sentire la società sportiva Frosinone Calcio a che siano disponibili a prendere loro la nostra struttura in convenzione. Sarebbe un passaggio molto importante per la nostra città. Per questo, ecco, chiedo sicuramente un parere a che si possa andare avanti o magari aggiornare di 2 o 3 giorni questa seduta nel tempo che l'associazione provveda a sanare il contenzioso che ha nei confronti del Comune di Ferentino.